Avere sempre sonno è un segnale, un indicatore che qualcosa non sta funzionando in te nel modo corretto. Se capisci la causa, allora puoi trovare la soluzione. Le sette cause principali che ti portano a chiedere perché ho sempre sonno sono: 1. Alimentazione sbagliata. 2. Non avere un obiettivo. 3. Provare molte emozioni negative ed esprimerle costantemente. 4. Non ricevere abbastanza luce solare. 5. Uno stile di vita sedentario. 6. Non fare mai pausa ad esercizi di meditazione o di mantra. 7. Dormire male. Vediamoli una alla volta. 1. Alimentazione sbagliata. Uno dei motivi principali della sonnolenza diurna è dato dalle combinazioni alimentari totalmente sbagliate. Spesso si uniscono nello stesso piatto cibi che per essere digeriti hanno bisogno di ambienti diversi, così ci si ritrova a mangiare alimenti che hanno bisogno per essere digeriti di un ambiente alcalino e cibi che hanno bisogno di un ambiente acido. In questo modo il tuo apparato digestivo impiega molte più energie per digerire il tutto. Riguardo alla sonnolenza e all'alimentazione, si può affermare con certezza che mangiare troppi carboidrati raffinati, quindi pasta, pizza, pane, tutti i prodotti realizzati partendo dalle farine raffinate, portano il corpo a impiegare molto più tempo nella digestione e questo provoca un aumento della stanchezza. Perciò prova ad eliminare per un po' o comunque a ridurre i carboidrati raffinati e nota come reagisce il tuo corpo. Se la stanchezza diminuisce oppure no. In genere, riducendo i carboidrati, puoi dormire meno ore e avere comunque la stessa energia di sempre. Tuttavia, la tua sonnolenza potrebbe derivare anche da carenze di alcune vitamine, perciò ti conviene consultare un medico. Se vuoi conoscere tutte le regole alimentari corrette, allora ti conviene leggere il libro Vivere 120 anni di Adriano Panzironi. Trovi il link all'interno della descrizione di questo video. Seconda causa, non avere un obiettivo. Non avere un obiettivo e uno scopo da raggiungere in alcune persone si trasforma in una sonnolenza continua. Inconsciamente ci si sente stanchi perché si pensa: non ha senso alzarmi, visto che non devo dedicarmi a nulla. Hai presente quando ti alzavi la mattina di Natale quando eri piccolo e con tutto l'entusiasmo del mondo saltavi dal letto per vedere se c'erano i regali? Nello stesso modo dovresti alzarti ogni mattina. Tuttavia, la maggior parte delle persone svolge un lavoro che non gli piace e quindi fa difficoltà ad alzarsi. Se è da troppo tempo che non ti dedichi a qualcosa che davvero ti appassiona, allora il tuo corpo, attraverso la costante stanchezza, prova a dirti di dedicarti a qualcosa che ti piace. Magari per poche ore di sera, quando torni dal tuo lavoro, dedica almeno un paio di ore al giorno a quello che ti appassiona. Perciò ti chiedo, hai degli obiettivi chiari ed entusiasmanti di ciò che vuoi raggiungere? Hai dei progetti che vuoi realizzare e che ti piacciono davvero? Il lavoro che svolgi ti appassiona? Rispondere a queste domande può esserti utile per capire un po' qual è la causa. 3. Provare molte emozioni negative. Provare costantemente emozioni negative porta a disperdere le proprie energie. Passare dalla rabbia alla lamentela, dalla frustrazione alla paura, come una bandierina al vento. Se provate per molto tempo, queste emozioni negative possono minare la tua voglia di vivere e quindi la tua energia. Quarta causa, non ricevere abbastanza luce solare. La luce solare è fondamentale per mantenersi attivi e pieni di energia. Quando il nostro corpo non riceve abbastanza luce solare, si indebolisce. È stato dimostrato che la luce del sole e i raggi ultravioletti migliorano lo stato emotivo, il metabolismo e il sistema immunitario. Che i bambini esposti alla luce naturale ultravioletta hanno migliori voti a scuola, minori assenze per malattie. E l'illuminazione artificiale tradizionale indebolisce il sistema immunitario, altera i ritmi biologici e aumenta i livelli di stress e peggiora lo stato emotivo. Sulla luce solare si potrebbe parlare per tantissimo tempo, perché si è sempre considerata come qualcosa dalla quale proteggersi, ma in realtà non è vero. Su questo tema è stato scritto un libro, rivoluzionario, alla quale ti rimando per maggiori approfondimenti. Per il momento sappi che se riesci a passare più di 30 minuti al giorno prendendo della luce solare, il tuo livello di energia aumenta, però non devi credermi sulla parola, sperimenta sulla tua pelle. Il libro di cui ti parlo è La luce che cura di Fabio Marchesi e trovi sempre il link all'interno della descrizione di questo video. Quinta causa, uno stile di vita sedentario. Praticare poco sport può portare il corpo ad essere sempre più fiacco e quindi ad avere meno energia. Uno stile di vita sedentario unito ad un'alimentazione sbagliata può portarti ad essere stanco durante il giorno. 6. Non fare pausa da esercizi di meditazione. Tutti gli esercizi spirituali, tipo meditazione,
ripetizioni di mantra, esercizi di presenza, eccetera, sforzano il sistema nervoso in un modo in cui non è abituato, perciò devi fare delle pause. Devi far seguire dei periodi di pausa. È come quando vai in palestra, ci sono giorni in cui ti alleni e giorni in cui ti riposi. Il sistema nervoso non è abituato a lavorare ad alte frequenze, anche se è nato apposta e ha tutte le caratteristiche per farlo, però si è abituato a lavorare a frequenze molto basse, perciò devi dargli il tempo di riposare quando ne sente la necessità. Se ripeti dei mantra o fai esercizi stile New Age, quasi sicuramente la tua continua stanchezza è data dal non prenderti una pausa adeguata da questi esercizi. 7. Dormire male. Dormire male è una delle cause che viene presa in considerazione per prima quando una persona si sente spesso stanca. E per dormire male si intende che il sonno non è di qualità e che quindi al tuo risveglio ti senti comunque stanco. Questo dipende principalmente dall'avere delle abitudini negative prima di andare a dormire. C'è chi fuma troppo, chi beve caffè, chi resta troppe ore ad usare il cellulare, chi si addormenta pieno di pensieri negativi e di preoccupazioni. Perciò nota se al tuo risveglio sei completamente riposato oppure no.